Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi un piccolo video haul dal DM, ma prima di raccontarvi tutto, sulle labbra ho il Chicken Lip Crayon di Yves Rocher, questo qua, nella colorazione, ci risiamo, Framboise questo. Si sta praticamente sciogliendo da tenere in frigorifero. Spero di non averlo sui denti, ma andiamo a noi. Allora ragazze, questo video, anzi questi acquisti non erano assolutamente previsti, scusate ma siete storti, non erano assolutamente previsti perché non avevo intenzione di fare shopping. Sono andata dal DM perché dovevo prendere due cose per la mia capa che sta facendo una dieta particolare, quindi non riuscivo a trovare le cose da nessuna parte, una in particolare, e quindi sono andata per lei perché sapevo che dal DM comunque si trovano delle cosine sfiziose interessanti che servono a lei. E sto parlando di olio di cocco bio, quello da cucina, biologico, non raffinato, estratto a freddo. Questo l'ho pagato 4 euro e qualcosina. E poi il motivo principale per cui sono andata appunto è questa farina di mandorle. Farina di mandorle pelate, parzialmente sgrassate, biologiche. Lei non li trovava da nessuna parte, siamo andati da Natura Sì, Naturone, da nessuna parte. Questo l'ho trovato, costicchi a 7,40 euro. Allora ho detto faccio un giro perché tanto guardo cosa c'è di nuovo. Perché l'ho fatto? Allora, voi dovete sapere che dal DM adesso c'è la promozione, ciao Bacchi, c'è la promozione dei prodotti di su alcuni tipi di prodotti più di 50%, perché alcuni prodotti sono in scadenza, alcuni brevi, alcuni entro 6-7 mesi, una cosa del genere, quindi ci sono dei sconti da capogiro. E infatti ho acquistato delle cose per forza di cose, scusate il gioco di parole, perché comunque costavano veramente poco. Alcune cose, per esempio, che costavano anche 18 euro, le ho pagate 4,99 euro. Qua ho alla mano lo scontrino e vi faccio subito vedere. Vabbè, intanto ho preso i miei dischetti Ebelin che servono sempre, insomma, lo sapete. Poi ho preso calendula e camomilla, baby salviettine delicate, certificate ICE di natura verde bio. Io li utilizzo per struccarmi perché devo solo togliere il grosso dal viso e poi struccarmi con l'acqua micellare, quindi non mi servono le salviettine performanti. Questi sono super delicati in generale, quelli per i bambini, hanno un ottimo inci, perché no? Le ho pagate anche poco, mi sa. Allora... ah, e abbiamo preso anche l'acqua tonica che poi ovviamente l'abbiamo bevuta. 2,39 euro. L'offerta, la promozione dei prodotti che ho preso si chiama smaltimento. C'era scritto smaltimento. C'erano tanti sconti su Amaflora e Veleda, appunto. Anche se ho controllato, Amaflora non era in scadenza perché non hanno la data di scadenza, però vabbè. Allora, che cosa ho preso? Di Amaflora ho preso olio corpo settificante rigenerante, questo qua all'albicocca, se non sbaglio, perché non c'è scritto. Albicocca è assai certificata Natru, bio e vegan, ok. Contiene 100 ml di prodotto, e questo qua che è praticamente molto simile a dell'idea, e questo l'ho pagato, allora, Amaflora olio corpo 3,99 euro invece di 7,99 euro, e lo scrub corpo che ho preso, che adesso vi faccio vedere, 3,99 euro invece che 8,99 euro, e sto parlando di questo qua. Ho preso lo scrub corpo nutriente emolliente con miele e mandorla, sempre certificato Natru, sono 200 ml di prodotto, il packaging interno è assolutamente uguale a quello dell'idea. Ragazze, li ho pagati veramente poco, sono prodotti che io utilizzo, quindi li ho presi perché veramente era da stupidi lasciarli lì. Poi ho preso di Veleda, c'erano un sacco di sconti, come per esempio sconto su crema corpo, allora
preso olio massaggio, lozione nutriente, costava un sacco, tipo, che ne so, 15 euro, una cosa del genere. Comunque voi i prezzi li potete andare a vedere da Ecoverde perché li rivende. E ho preso la lozione allo livello spinoso fluido trattamento nutriente, 200 ml di prodotto, questa qua certificata natura, 200 ml di prodotto. È una crema molto nutriente che scade il 12/2019, quindi ha comunque una scadenza ravvicinata, ma io la utilizzerò e la smaltirò, e l'ho pagata solo 4,99 euro, cioè una cazzata. Poi ho preso anche questo in super offerta, avevo preso l'olio massaggio all'arnica. Anche questo costava tantissimo a prezzo pieno, sono 100 ml di prodotto per il dolore muscolare, va a tonificare il corpo, e lo utilizzerò come un semplice olio corpo, e anche questo l'ho pagato solo 4,99 euro, cioè veramente pochissimo. Poi di Veleda sempre ho preso anche due prodotti per il viso, ho la batteria scarica benissimo, anche questo l'ho pagato 4,99 euro e costava molto di più, l'olio viso alla mandorla dolce, il trattamento lenitivo, questo è un olio viso, alla scadenza anche questo il 12/2019, io lo utilizzerò un po' sul viso, un po' sulle maschere, un po' sul corpo. E poi ho preso un latte detergente per pelli sensibili, sempre alla mandorla, questo mi è costato addirittura 3,99 euro, questo qua, questo è senza profumazione, all'olio di mandorla, è una crema detergente, 75 ml di prodotto, prezzo veramente super conveniente. Poi ho preso una cazzata perché con i soldi che ho speso potevo prendermi un barattolo di caffè macinato e olio di cocco e farmelo da sola, ma ho visto che è nuovo e l'ho preso. L'ho pagato 3,95 euro, sto parlando del Coffee Scrub di Alverde. Sono 120 grammi di prodotto, io all'inizio pensavo che era uno scrub in polvere, in pasta insomma, e invece è in polvere, contiene all'interno, mi sa, la polvere. Questo per esempio se lo shakero non sento, ma il tester quando l'ho shakerato si sentiva, quindi boh, non so se è una pasta o no. Qua c'è scritto scrub corpo al caffè con olio di cocco e olio di mandorla, 120 grammi di prodotto, mi è costato per essere un quantitativo così, vabbè. Poi ho preso due prodotti per i piedini perché di questi sempre dicevo devo prenderli e poi mi dimenticavo sempre. Li ho visti su Vanity Space, una ragazza ha detto che sono una manna dal cielo per i piedi, e sto parlando del pediluvio con 15% di urea per piedi molto secchi, questo qua. Questo è costato veramente pochissimo, adesso io non so quanto. Pediluvio 2,49 euro e crema piedi 1,99 euro, quindi ho preso il pediluvio a 15% di urea e la crema piedi al 10% di urea per i miei piedini. Questo dà appunto fare il pediluvio, asciugare bene e poi ci si mette la crema. Io ho i piedi secchissimi, quindi per l'inverno voglio fare il trattamento, ne ha parlato molto bene. E poi ho preso i cerottini per il naso di Balea, perché ovviamente l'abbiamo terminato, li avevo presi una volta 5 o 6 e li abbiamo terminati. Poi il mio ragazzo ha preso il Listerine difesa naturale, cosa c'è di denti e gengive, insomma il suo solito colluttorio. E poi abbiamo preso un panno microfibra, questo servirà al mio ragazzo. E poi lui si è preso le barrette, si è preso questo qua, ananas, banana e qualcosa. Lui li prende perché quando va in bicicletta, come post allenamento diciamo, e anche questo, ananas e banana, ne ha presi due. E poi moche qualcosa, sempre una barretta al cioccolato e mirtillo. Sono delle barrette proteiche che a lui piacciono. Tutte queste barrette lui le ha pagate 1,99 euro, il panno costa 1,59 euro. Ragazze, se avete il DM vicino andate, perché sono gli ultimi pezzi di Veleda, alcuni in scadenza ravvicinata, altri no, anche di Amaflora. I prezzi sono fantastici, più di 65% di sconto, comunque tantissimo, e comunque i prodotti se li consumate è un ottimo prezzo. E niente ragazze, fatemi sapere che cosa ne pensate, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.